Allora, riconnettendoci a ciò che dicevamo l'anno scorso, della possibilità di poter fare gli elettrocardiogrammi e di inviarli attraverso la telemedicina a un centro dove ci sono i cardiologi, proprio l'altro giorno abbiamo avuto la possibilità di verificare l'efficacia di questo strumento. Perché? Perché un paziente era venuto in studio lamentando dei dolori epigastrici da qualche giorno e facendo Epigastrici, cosa vuol dire? a livello dello stomaco, più o meno qui, come si suol dire alla bocca dello stomaco, come sì, comunemente si suole dire. Questi dolori che il paziente lamentava, ecco, anche nei giorni precedenti all'accesso qui in ambulatorio, dolori che poi erano passati ed erano ritornati, quindi una storia non proprio molto chiara per quanto riguarda. Cioè lui accusava malore. Sì, questi dolori a livello della bocca dello stomaco che andavano e tornavano, cioè non era un dolore costante oppure un dolore molto forte, dei doloretti che andavano e tornavano. E Quindi non aveva mai sofferto di questo. no, non ho mai sofferto di nulla in precedenza, Quanti infatti anni questo paziente? non, sulla sessantina, Uomo, donna? uomo, sì. E quindi quel giorno era venuto qui in studio dal dottor Favara, che era il suo medico, proprio lamentandosi di questi doloretti che lui stava accusando. Abbiamo fatto l'elettrocardiogramma grazie all'apparecchio che abbiamo e inviato al centro di telemedicina che ci referta gli elettrocardiogrammi. Il cardiologo mi ha detto subito che si trattava di una ischemia, cioè di una situazione in cui il sangue non sta fluendo in maniera regolare al cuore, quindi una situazione a rischio, I tempi di tutto questo. immediati, perché il tempo 5 minuti, il tempo di fare l'elettrocardiogramma, inviarlo tramite telefono alla sede operativa e subito il cardiologo l'ha letto e per telefono mi ha detto: vedi, questa persona ha un'ischemia, chiama subito il 118 e va ricoverato. Ischemia, che vuol dire? Appunto, un deficit del flusso di sangue al cuore in questo caso. Quindi una situazione che prefigge l'infarto praticamente. E per cui una situazione a rischio grave per il paziente. E così facendo abbiamo chiamato subito il 118 che è arrivato nel giro di pochi minuti e il paziente poi è stato ricoverato a Taranto. Al no, Santissima Annunziata, all'ospedale Nord, se non sbaglio, in UTIC, cioè il centro di terapia intensiva per quanto riguarda la chirurgia, la cardiologia. In cosa differisce l'ischemia dalla trombosi? Perché io so che la trombosi è quando il Sì, flusso di diciamo, sangue. sì, nella trombosi oppure nell'infarto completo c'è praticamente la chiusura totale dell'arteria, cioè di questo vaso sanguigno che porta il sangue al cuore, mentre nell'ischemia è una situazione come dire, un po' meno grave, tra virgolette, dove ancora diciamo c'è una parte di arteria che è canalizzata, quindi una certa quantità di sangue al cuore arriva, anche se questa è insufficiente a garantire, diciamo, il fabbisogno di sangue da parte del cuore, per cui non è un infarto proprio completo, però è una situazione che lo precede. Come è stato condotto questo paziente in ospedale? E ripeto, sempre su indicazione del cardiologo che ha visto l'elettrocardiogramma, il quale ha detto subito di chiamare un'ambulanza del 118, abbiamo chiamato appunto il 118, sono arrivati subito i colleghi del 118 da Mottola col medico, i quali anche loro hanno fatto un elettrocardiogramma che ha confermato ciò che noi già avevamo visto e quindi il paziente poi è stato trasportato in ospedale per le cure di cui aveva bisogno. Visto che hai parlato di UTIC, vuoi un po' accennare a quella che secondo te è la situazione sanitaria ospedaliera della zona occidentale della nostra provincia, in modo particolare Massafra, Mottola e Castellaneta? Su questo versante siamo, come dire, un po' carenti, perché l'unico ospedale di riferimento che abbiamo in questa zona è Castellaneta,
dove però dal punto di vista della cardiologia, rimanendo sempre facendo capo al caso che abbiamo avuto, diciamo, l'UTIC non c'è, quindi tutte le situazioni cardiologiche di una certa entità, quindi dell'infarto soprattutto in questo caso, vengono trasportate a Taranto, alla Santissima Annunziata o all'ospedale Nord o addirittura alla Villa Verde, per cui da questo punto di vista noi siamo un po', come dire, penalizzati da questo versante, ecco. E per gli altri reparti Castellaneta? Non so, oncologie dicono che sia il fiore nell'occhiello. Sì, per quello che ne so io, per la mia esperienza, sì, sicuramente per le persone che ci lavorano l'oncologia è un reparto molto all'avanguardia, però ritengo che andrebbe ancora potenziato di più con un aumento del numero dei medici, degli infermieri, dei posti letto, insomma di tutte le strutture che servono. L'UTIC interessa soltanto i pazienti in cardiologia? Sì, l'UTIC è, diciamo, un reparto di urgenza emergenza per quanto riguarda... Soffermati un po', che cosa è questo reparto? Diciamo, nell'UTIC praticamente giungono tutte quelle situazioni cardiologiche gravi. E perché? Perché nell'UTIC ogni paziente è monitorizzato costantemente e attraverso i monitor il personale può seguire istante per istante ciò che succede a quel paziente, naturalmente non solo dal punto di vista, ecco, dell'evoluzione della malattia, ma anche per la somministrazione delle terapie più idonee a risolvere la patologia di cui è affetto il paziente. Quindi una specie di terapia intensiva per quanto riguarda il cuore. L'altra volta parlasti delle visite specialistiche che è possibile effettuare nel vostro ambulatorio. Sicuramente in questo tempo la ROS sarà sicuramente cambiata. Ci puoi aggiornare? Sì, con noi qui nel nostro studio collaborano degli specialisti. Come tu dicevi, dall'anno scorso il numero di medici sicuramente è aumentato. Abbiamo per esempio il neurochirurgo, che è il professor Pierangeli, il quale si occupa appunto di neurochirurgia. Poi abbiamo l'urologo, il neurologo, abbiamo la dietista, il pneumologo, dermatologo, insomma tutta una serie di medici. Ce ne sono altri oppure hai esaurito le... No, c'è anche, ecco, dimenticavo l'ortopedico che collabora con noi, e l'ortopedia è una branca molto, molto in voga visto le problematiche ad essa correlata. C'è anche la psicologa che viene qui presso il nostro studio, e anche il medico legale, il medico del lavoro. Ma oltre a questi specialisti abbiamo ancora un altro collega che esegue le ecografie, non solo ecografie internistiche ma anche di natura muscoloscheletrica, quindi abbiamo la possibilità per chi ne avesse bisogno anche di fare eseguire delle ecografie. Cosa deve fare un paziente che per essere sottoposto a una visita specialistica? Allora, i pazienti che hanno bisogno della visita specialistica, se sono nostri pazienti, naturalmente provvediamo noi stessi a prenotare il paziente per lo specialista, ma anche pazienti esterni che non sono, diciamo, clienti, ecco, del nostro studio possono, come dire, usufruire degli specialisti che vengono nel nostro studio. Come possono fare? Possono venire qui direttamente allo studio e rivolgersi alla segretaria che si occupa dei contatti con gli specialisti, oppure telefonare al telefono della segretaria che è 884 17 17 e poi comunicare alla segretaria, allo specialista di cui hanno bisogno, e la segretaria provvederà ad informarli poi del giorno e di tutto quello che serve per accedere alla visita. Una domanda che non c'entra niente con quello che stiamo dicendo. Io so che tu e tua moglie siete volontari della Croce Rossa. Sì. Ora c'è stato un incendio a Chiatona. Sì. Siete stati allertati oppure... No, perché la Croce Rossa non si occupa
degli incendi direttamente, e comunque non siamo stati allertati. Qualora ci fosse stata necessità di soccorrere persone magari coinvolte nell'incendio, allora sì, perché diciamo la Croce Rossa ha diversi campi in cui opera. Per quanto riguarda quello degli incendi boschivi, questo è un settore che la Croce Rossa di cui non si occupa, si occupa più dal punto di vista sanitario, quindi eventualmente il soccorso a persone che fossero state coinvolte nell'incendio, però da quello che io so non siamo stati allertati. Per cui se non siete stati allertati vuol dire che non ci sono stati danni alle persone, altrimenti almeno un settore della vostra associazione sarebbe stata allertata. Sì, mi sbaglio? Penso che sia proprio così, che diciamo non siano stati coinvolti nell'incendio delle persone, per cui non c'è stato bisogno di una componente ecosanitaria, chiamiamolo in questo modo.